I ragazzi innanzitutto se lo devono sentire dentro, nel senso che anche avvicinarsi a un qualsiasi tipo di sport. Seguire me! Dietro lo sport. È bello perché andare in barca, il vento, le vele, ti senti molto responsabile. Sì, infatti è difficile. Perché non sono molto bravo, non sono bravissimo. Sì, però mi piace. Perché ci sono gli amici, e ci sono i maestri che mi sostengono. Il Comitato Italiano Sport Contro Droga nasce a seguito di una risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che seguiva un accordo tra il Comitato Olimpico Internazionale e l'Agenzia delle Nazioni Unite per il Controllo della Droga. Questa risoluzione auspicava la costituzione dei paesi delle Nazioni Unite di altrettanti comitati Sport Contro Droga, per la prevenzione dell'uso e del consumo della droga attraverso da parte dei giovani. Siamo lieti di essere presenti in questa settimana del benestare organizzata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per l'America Latina, perché noi pensiamo che anche lo sport, la prevenzione dell'uso di droga attraverso lo sport sia un fattore importante per promuovere la salute fisica e mentale dei giovani. Così mi concentrerei molto su quello che è, diciamo, il contributo che associazioni come l'Associazione Sport Contro la Droga dà per quanto riguarda l'aspetto culturale. Noi abbiamo, diciamo così, toccato con mano che oltre alla diffusione della pratica sportiva, dell'attività motoria, abbiamo una grande necessità di elevare il livello culturale da un punto di vista, diciamo così, sportivo dei nostri, del nostro paese e soprattutto dei nostri giovani. Quindi il contributo importante che viene dato realizzando queste iniziative è che si innalza il livello culturale per quanto riguarda la pratica sportiva e quindi con dei giovani questo è ancora più, diciamo così, importante. Chiaramente tutto questo deve andare a innestarsi nel complesso di tutte le attività che vengono svolte per quanto riguarda la diffusione. Il contributo sia ancora più, diciamo così, significativo e quindi coinvolgere quelle che sono le istituzioni, quindi formalizzare e ufficializzare, diciamo così, queste iniziative e non lasciarle appese, isolate, fuori del contesto di tutto quello che viene fatto invece nell'ambito della promozione sportiva giovanile. Beh, tantissimo, perché credo che se vuoi realmente raggiungere determinati traguardi sia un imperativo, ecco, comportarsi in una maniera consona a quello che richiede, secondo me, lo sforzo per poter diventare un grande. Però al di là dello sport, che lo ritengo una palestra di vita unica nel suo genere, credo che l'importante, ecco, in generale per i ragazzi è che abbiano almeno degli obiettivi, ecco, degli ideali, quella è la cosa principale. Fantastico.